In studio Viviana Sammito. Buon pomeriggio, l'avete sentito dai titoli, il caro bolletta in apertura. Stiamo vivendo una situazione davvero critica e questo è il grido di allarme di oltre 1000 persone che sono scese in piazza a Mazara del Vallo. Ce ne parla Marco Scavino. Un tam tam di telefono in telefono, da account ad account, si sono mobilitati in pochi giorni per scendere in piazza e chiedere un incontro con il governo nazionale ed un intervento da parte delle istituzioni. Questa mattina Mazara del Vallo, nel Trapanese, si è fermata. Lo ha fatto per dire basta ai rincari, alla speculazione e a quelle bollette che in questi giorni hanno messo in ginocchio produttori, commercianti, ma anche privati, che si sentono ormai senza prospettive. In Piazza della Repubblica striscioni e voci con un unico messaggio: la richiesta di aiuto, la necessità di interventi. Stiamo vivendo una condizione davvero critica, hanno detto i commercianti. Continuando così non riusciremo più a poter garantire l'apertura delle nostre attività. La politica nazionale deve capire che noi, oltre queste manifestazioni, siamo pronti a chiudere in massa, fermarci a non lavorare più. Ma perché, anzi di fallire, ci uniamo veramente, non soltanto con queste manifestazioni. Siamo pronti ad unirci da Mazara, Palermo, Caltabellotta, dappertutto. In piazza sono scesi anche gli studenti. Siamo sfiduciati da questa situazione che compromette il nostro futuro, hanno detto i giovani. A parlare ai commercianti e ai manifestanti anche il sindaco del comune di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Oggi c'è un attacco alla società del benessere che tutti quanti noi col lavoro abbiamo conquistato. Alla manifestazione hanno partecipato anche commercianti provenienti da paesi limitrofi. Il corteo da Piazza della Repubblica ha raggiunto Piazza Matteotti, dove poi si è sciolto. Una bolletta dell'energia elettrica di quasi 32.000 euro, confusione, rabbia e amarezza stanno costringendo il titolare di una pasticceria a chiudere anche prima di Natale. Veronica Puglisi ha incontrato il pasticciere modicano Aldo Puglisi in questo servizio. Quasi 32.000 euro di bolletta dell'energia elettrica relativa ai mesi di luglio, agosto. È l'ennesimo grido d'allarme da parte di un maestro pasticcere, Aldo Puglisi, che affida ai nostri microfoni il suo sfogo. Non si può andare avanti così, perché sinceramente ho dei costi troppo alti, io sia di personale sia di gestione di tutto, il locale è grande e niente, non ce la facciamo più. Considerate che ho il fotovoltaico, di cui ho 35 kW di fotovoltaico, e mi arrivano queste bollette qua con il fotovoltaico. Quindi immaginatevi senza il fotovoltaico quando mi sarebbe arrivata questa bolletta qua. 8 i dipendenti che lavorano nella sua pasticceria, Dolce Arta, alle porte di Frigentini, vicino Modica. Anni di duro lavoro e fatica che rischiano di essere vanificati. Aldo Puglisi ha rinunciato pure ad acquistare le scatole per produrre le confezioni natalizie, proprio perché ci dice: non sappiamo se arriveremo fino a Natale, probabilmente chiuderemo prima. Dovrei prendere i prodotti, mi devo organizzare per Natale, devi anticipare le materie prime, insomma, perché giustamente si anticipa sempre le materie prime. Lo zucchero è alle stelle, saremo su 1,50 euro, la farina è aumentata, è aumentato tutto. Io penso mi arriveranno altri 20.000 euro, io ho bisogno di 50.000 euro di qua a Natale. Quindi sarà difficile che possiamo andare avanti così. Anche Aldo si unisce al coro di chi vuole attuare una protesta più incisiva. Un giorno non facciamo niente, ma almeno per una settimana tutte le attività ricettive, le attività di tutti quelli che offrono servizi dovrebbero chiudere. Ma perché almeno solo così ci possiamo fare sentire. Almeno una settimana, che già è poca. Dovremmo chiudere tutti in una data fissa e tutti dovrebbero aderire. Ed è Catania la città a livello nazionale che registra i maggiori consumi, corre infatti l'inflazione che su base annua è aumentata dell'8,9%, a subire i maggiori rincari sono soprattutto i beni alimentari, secondo l'Istat. Ce ne parla Sara Donzuso. Continua a crescere l'inflazione in Italia e Catania è la città con il più alto tasso di aumento. Nel mese di settembre 2022 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registri un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'8,9% su base annuale, confermando la stima preliminare. Sono soprattutto i prezzi e i beni alimentari a subire il maggiore incremento con un più 11,4% e quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. L'Istat sottolinea che a settembre l'inflazione
relazione alle diverse ripartizioni geografiche, è più alta di quella nazionale nelle isole e nel nord-est, mentre si posiziona al di sotto nel sud, nel centro e nel nord-ovest. La Sicilia si pone al secondo posto a livello nazionale dietro il Trentino-Alto Adige. Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150.000 abitanti, l'inflazione più elevata si osserva a Catania con un più 11%, Bolzano e Palermo dietro con il 10,8%. Catania risulta tra le città più care in un anno l'inflazione. Milano ci ripensa, che Catania secondo me è meno cara di Milano. Al supermercato, su tutti i generi alimentari si sono scatenati. Ormai sono aumentate tutte cose, i prezzi sono alle stelle, anche i beni di prima necessità che prima costavano poco adesso costano tantissimo. Catania è la città che ha registrato in un anno i tassi d'aumento più alti. Sì, è vero, cioè si nota dappertutto, ormai fare la spesa diventa un'impresa, cioè dobbiamo stare attenti alle offerte altrimenti non si arriva più a fine mese. Non c'è una cosa che costa di meno, tutto, non c'è più proporzione nelle cose, non si può comprare più niente. A Catania si registra il maggior numero di aumenti. Sì, è vero, vero, vero. Qual è il prodotto che costa più di tutti? Dove ha notato il maggior aumento? Nella carne, nel petto di pollo, è arrivato alle stelle. E in Sicilia siamo di fronte all'emergenza rifiuti. Il presidente Schifani dia risposte immediate su come intende gestire l'emergenza. Ci aspettiamo entro una settimana una chiara presa di posizione. Sappia che siamo pronti a portare i rifiuti davanti Palazzo d'Orleano. Lo ha annunciato Cateno De Luca in conferenza stampa. Sentiamo il servizio. Si chiama Munizia Day l'iniziativa che questa mattina a Palermo Cateno De Luca, deputato regionale di Sicilia Vera, ha voluto presentare alla stampa. Con lui presenti anche i deputati eletti all'ARS della lista De Luca, sindaco di Sicilia. In Sicilia siamo di fronte al disastro rifiuti, ha detto De Luca, che nel corso della conferenza stampa ha anche mostrato alcune video interviste dell'ex governatore Musumeci del 2018 e del 2019, in cui garantiva il superamento dell'emergenza spazzatura in 6 mesi, grazie all'approvazione del piano rifiuti e il no ai termovalorizzatori annunciati dal governo nazionale. Intanto le opere per le infrastrutture non sono mai partite, tranne qualcosa a Ragusa. In questo momento i nostri rifiuti finiscono all'estero, in Romania e in altri paesi, con un aumento del 400%. Musumeci, con delibera di giunta del 31 di marzo del 2021, aveva destinato 45 milioni di euro per i comuni proprio per affrontare l'aumento dello smaltimento dei rifiuti causato dal suo stesso governo. Di questi 45 milioni di euro non si ha traccia. Quindi chiederemo a Schifani di farci sapere a stretto giro di posta dove sono andate a finire questi 45 milioni di euro, quale soluzione intende prendere immediatamente per poter consentire ai comuni di poter chiudere il bilancio e di poter anche impostare il bilancio del 2023, diversamente saremo costretti a organizzare una prima manifestazione dove porteremo i nostri rifiuti a Piazza Indipendenza, a Palazzo d'Orleanza, tanto per cominciare ad entrare ora nel vivo di cosa significa amministrare la Sicilia a cospetto di un siparietto che a quanto pare ci porterà dopo il 15 di novembre ad avere la giunta di governo. Ma questo non è un problema, perché in questo momento gli unici due proclamati sono Schifani e Cateno De Luca. E abbiamo la responsabilità, nei rispettivi ruoli, di cominciare a dare risposte immediate alla Sicilia e ai siciliani. E c'è fermento in Sicilia per la formazione della nuova giunta Schifani. Il presidente si è preso 20 giorni dell'idea però di nominare degli assessori deputati. Nel frattempo avanza sempre più consistente l'idea della presidenza della Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia chiede l'assessorato alla sanità. Nel frattempo, entro stasera, si saprà se Nello Musumeci, l'ex governatore, andrà al Ministero del Sud. Il punto nel servizio del direttore Catiuscia Carpentieri.
Mentre il neo presidente della regione siciliana Renato Schifani sta lavorando alla squadra di governo, l'ex governatore siciliano Nello Musumeci potrebbe essere in corsa per il Dicastero del Sud. Si tratta di un ministero senza portafoglio che però non sarebbe presente nell'elenco che circola dopo il patto stretto tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Questi ultimi due hanno siglato la pace e dunque si lavora alla squadra dei ministri. Entro la serata dunque novità per l'ex governatore Nello Musumeci: o potrebbe andare al Ministero del Sud o potrebbe ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Mezzogiorno, un posto ambito anche dal senatore Giambattista Fazzolari di Fratelli d'Italia. Fuori dai giochi invece l'ex assessore al turismo Maglio Messina, che in un primo momento doveva occupare il Ministero dello Sport, che invece è andato a Chiara Colosimo. Chi è ancora incerto invece è Gianfranco Miccichè, che deve scegliere tra il Senato e l'ARS, mentre il coordinatore regionale azzurro ha convocato i deputati di Forza Italia a Palermo per sbrogliare la matassa che riguarda il toto assessori regionali. Miccichè sembrerebbe avere le idee chiare e aspira alla sanità per Forza Italia. Schifani, nel corso dell'incontro, ha ribadito che ci vorranno circa 20 giorni per formare la squadra di governo e dalla prossima settimana comincerà a scegliere i criteri per la designazione degli assessori. Intanto l'idea rimane quella di formare una squadra di assessori deputati. Il Comune di Salemi chiede alla Regione Siciliana il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo del 13 e 14 ottobre. Lo ha deciso la Giunta, guidata appunto dal Sindaco Domenico Venuti, che ha già pubblicato il censimento dei danni provocati dalle forti piogge alle infrastrutture pubbliche, beni privati e anche alle imprese. L'amministrazione ha emesso anche un avviso per la segnalazione da parte dei cittadini dei danni subiti. Il documento è stato pubblicato sul sito del comune di Salemi. Sequestrata l'area del parco Libero Grassi a Palermo, ridotta a discarica, gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno trovato telai ancora integri di due auto rubate, un'altra ventina di telai già fatti a pezzi, nonché sei targhe riconducibili a altrettanti mezzi rubati. Sarà il comune ad occuparsi della bonifica, visto che dal 2007 ha competenza sull'area. Nel corso dell'ultima commemorazione del padre, Alice Grassi aveva lanciato un ultimatum da presidente dell'associazione: sentro il 31 dicembre non verrà eseguita la bonifica e non saranno bloccati sbloccati gli 11 milioni dedicati a quest'area verde. Chiederò che venga tolto il nome di mio padre al parco. La cronaca con due poliziotti in carcere, uno agli arresti domiciliari nell'ambito di un'operazione antidroga, un quarto uomo è in carcere tra i reati corruzione, peculato, falso in atto pubblico e anche l'associazione di delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Quattro arresti, di cui tre sono poliziotti che devono rispondere di traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, oltre a corruzione, peculato e falso in atto pubblico. È l'esito delle indagini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania, della Questura di Siracusa, coordinate dalla DDA della Procura Etnea e da quella di Siracusa. L'indagine avviata dalla DDA ha riguardato il territorio di Siracusa e in particolare le gravi condotte di tre poliziotti della squadra mobile Aretusea, indagini che hanno ricostruito il modus operandi che sarebbe stato utilizzato dagli agenti, due le indagini che hanno portato agli arresti. La prima, coordinata dalla Procura di Siracusa nel biennio 2019-2020, dove è emersa la stretta vicinanza di due dei tre poliziotti in servizio presso la sezione antidroga della squadra mobile ai familiari di uno dei maggiori esponenti di una piazza di spaccio siracusana, poi divenuto collaboratore di giustizia. Il secondo filone, coordinato dalla DDA catanese, nel corso del quale i finanzieri del GICO avrebbero accertato che dal 2011 al 2018 i poliziotti avrebbero contribuito a rifornire abitualmente le piazze di spaccio in virtù del rapporto illecito creato con due esponenti di spicco delle associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e poi divenuti collaboratori di giustizia.
Secondo la DDA, gran parte della sostanza stupefacente che sarebbe stata ceduta dietro corrispettivo dai poliziotti proveniva dai sequestri eseguiti nel corso di indagini e sottratta all'esito delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni, prima del deposito presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Siracusa. La sostanza stupefacente sequestrata veniva sostituita con materiale di ogni genere, come mattoni di terracotta al posto dei panetti di hashish o manitolo al posto di cocaina. Due poliziotti sono finiti in carcere, i domiciliari per un vice ispettore di polizia e un cinquantenne netino complice degli agenti. Sequestrati anche 209.000 euro e 374.000 euro. Successivamente sarà chiamato per l'interrogatorio un carabiniere in servizio a Siracusa, indagato nell'ambito dello stesso procedimento per il reato in concorso di rivelazione di segreto d'ufficio. La Guardia di Finanza di Modica ha scoperto che un modicano di 47 anni, incensurato, percepiva indebitamente la disoccupazione NASPI e lo ha fatto per ben 2 anni. È stato denunciato e gli sono stati sequestrati 42.000 euro dal conto corrente. Si era fatto licenziare dalla società di intrattenimento di cui la moglie era amministratrice delegata, in cui lui, un modicano di 46 anni, senza precedenti penali, deteneva il 90% delle quote. Ha dunque chiesto nel 2020 la disoccupazione, arrivando a percepire 1.200 euro al mese per 2 anni, per un totale di 42.000 euro. Ma nello stesso periodo, nel suo conto corrente, sono stati accreditati 65.000 euro da una società maltese impegnata nel settore del divertimento intrattenimento di cui lui è amministratore, quindi non proprio disoccupato. A smascherarlo ci ha pensato la Guardia di Finanza della Compagnia di Modica, che ha eseguito il sequestro preventivo della somma percepita indebitamente con la disoccupazione NASPI. Il 46enne è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Il modicano non ha informato l'INPS di aver assunto la carica di amministratore all'interno della società maltese e avrebbe anche dovuto dichiarare il reddito annuo entro un mese dall'inizio della nuova attività. Che se pare inferiore a 8.000 euro, l'indennità di disoccupazione sarebbe stata erogata anche se in misura ridotta o in caso contrario revocata. La Guardia di Finanza di Agrigento ha scoperto una frode per circa 3 milioni di euro attraverso il contrabbando di 4 milioni di litri di gasolio agricolo. Gasolio agricolo venduto come carburante per autovetture per evadere il fisco e guadagnare di più. La scoperta fatta dall'ufficio delle dogane e dalla Guardia di Finanza a Licata, in provincia di Agrigento. Sequestro preventivo di oltre 1.200.000 euro nei confronti di un'azienda di Licata attiva nel settore della commercializzazione di carburanti. Secondo l'accusa, avrebbero commerciato illegalmente gasolio agevolato agricolo per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, alimentando il mercato di contrabbando del gasolio per autotrazione. Due le persone indagate, la titolare dell'azienda e il marito, che è gestore di fatto della società. Secondo l'accusa, utilizzando documentazione falsa, vendevano abusivamente in nero gasolio agricolo a persone che non ne avevano diritto, evadendo l'accisa e l'IVA normalmente applicata al gasolio per l'autotrazione venduto nei distributori di benzina. La società di Licata ha usato dal 2013 al 2018, secondo l'accusa, libretti UMA di persone ignare, ha emesso 4.517 fatture e altrettanti documenti di trasporto, tutti falsi. Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente riguarda 8 conto correnti, 5 conti di deposito e titoli, 4 abitazioni, 18 terreni, un'autovettura ed un motociclo. Durante i controlli, continuati anche durante la giornata di oggi, è stato impiegato anche un cane specializzato nella ricerca di denaro contante. La procura sospetta infatti che i coniugi abbiano opportunamente nascosto altro denaro. Ed è stato operato ieri pomeriggio in via d'urgenza all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Il tunisino di 25 anni accoltellato alle spalle mentre stava passeggiando tra le vie Cavour e Cacciatori delle Alpi intorno alle 17.30. La prognosi rimane riservata, la vittima ha rischiato la perforazione di un polmone. Nel pomeriggio i carabinieri proveranno ad acquisire informazioni ascoltando il tunisino per ricostruire i fatti, la cui dinamica sta per essere ricostruita anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. Alcuni passanti hanno riferito che tra i due c'era stato un alterco culminato con l'accoltellamento. Secondo gli investigatori, vittima e aggressore si conoscevano. L'arma non è stata rinvenuta e tutte le piste sono al vaglio dei carabinieri.
ha aggredito un vigilante di un centro commerciale tra agenti della Polizia di Stato. Per questi poliziotti del commissariato Brancaccio di Palermo hanno arrestato un giovane nigeriano di 27 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dopo aver picchiato il metronotte, il giovane è fuggito ma è stato ritrovato nel parcheggio del centro commerciale. Qui ha iniziato ad aggredire con calci, pugni e morsi i poliziotti, che sono riusciti con molta difficoltà poi a bloccarlo. Gli agenti sono finiti al pronto soccorso per essere medicati. La prognosi per tutti è di 4 giorni. Parliamo adesso del vaccino anti-Covid. Sono state aggiornate dal Ministero e le nuove, la campagna vaccinale per quanto riguarda le indicazioni per gli over 80 e 60. Vediamo il servizio. Arriva la quinta dose del vaccino contro il Covid. L'aumento infatti della circolazione del virus contestuale all'incremento dell'indice di trasmissibilità sopra la soglia epidemica, così come si legge nella circolare, ha spinto il Ministero della Salute a rivedere le linee guida vaccinali con un aggiornamento delle indicazioni sul richiamo. Proprio nell'aggiornamento di Ministero della Salute, CSS, AIFA, Istituto Superiore di Sanità, si legge che gli over 80 che hanno ricevuto il secondo booster, cioè la quarta dose, possono fare il terzo booster dopo 120 giorni dall'ultimo o dalla malattia. La quinta dose è raccomandata, oltre che per gli over 80, anche per gli ospiti delle RSA e per gli over 60 fragili, ed è consigliata a tutti gli over 60 con il secondo richiamo. Verranno utilizzati i vaccini mRNA bivalenti contro Omicron BA1, BA4 e BA5. Qualche perplessità però su questa quinta dose viene espressa dai medici. Non è comprensibile questo nuovo aggiornamento AIFA, perché non ha senso in questo momento. Cerchiamo di completare eventualmente le quarte dosi. Siamo in una fase in cui la pandemia sembra rallentare, indipendentemente a questo punto dalle dosi, perché certamente noi a luglio ed agosto abbiamo avuto una ondata che è stata molto tipica della regione Sicilia e che in qualche modo però ci ha consentito di incrementare le immunizzazioni naturali. È un non-Covid più benevolo? Sì, certamente più benevolo. Adesso non siamo in grado di dire con precisione se è più benevolo perché la vaccinazione lo ha reso meno potente, o se è più benevolo perché le modificazioni, la variazione del virus lo ha reso meno forte. La mia sensazione è che si tratti di variazioni che in qualche modo stanno modificando la patogenicità del virus. C'è una breve pausa, siamo da voi tra poco per parlarvi di un caso molto curioso, di una pubblicità omofoba a Modica. A tra poco. Ancora ben trovati in studio. Fa discutere il costo del prezzo del caffè in un bar che cambia in base all'orientamento sessuale. Ne abbiamo parlato con il proprietario, sentiamo il servizio. Fa discutere la campagna pubblicitaria di un bar del centro storico di Modica. È l'arcigay di Ragusa a denunciarlo con un post. Il caffè agli uomini 80 centesimi, alle donne 75, ai bambini latte e cioccolata o orzo a 50 centesimi e infine agli omosessuali, ai componenti della comunità LGBTQ+, 75 centesimi. Questo atto simpatico forse sortisce un effetto al contrario, perché crea ancora una divisione in categorie e di questo sicuramente non abbiamo bisogno. Il titolare dell'attività, Salvatore Puglisi, conferma la bontà del gesto ed evidenzia come sia stato malinteso. L'ho fatto in buona fede, anche perché non ho niente contro di loro, più che altro questo. Lei è omofobo? No, assolutamente no, perché è una cosa scherzosa più che altro. Ma quindi io da uomo veramente 80 centesimi devo andare a pagare per il caffè? Attualmente sì. E una donna lei la fa pagare 75? 70, sì. E 70? No, 70. No, l'altro ieri è venuta una turista francese e mi ha chiesto se era uno scherzo, ha detto no, è una cosa così, e mi fa, cioè quanto devo pagare, 70 o 75? Ho detto, siccome ha detto lei che è una donna, e le faccio pagare 70, scherzosamente. E quindi una persona omosessuale le dovrebbe venire dal bar da lei e chiedere, guardi, io sono omosessuale. Ma quindi più che altro uno scherzo per 5 centesimi, non penso che loro si definiscono quelli che sono.
Mettendo da parte i presunti fraintendimenti, le buone intenzioni e tutto il caso, la pubblicità sicuramente ha fatto effetto, anche se grottesca. Un 58enne proprietario di un pub in via dei Candelai a Palermo è stato denunciato perché somministrava alcolici a minori di 16 anni ed è stato sanzionato per mancanza di autorizzazione per l'intrattenimento musicale. Per un 54enne titolare di un panificio del centro storico è scattata la denuncia perché vendeva alimenti in cattivo stato di conservazione, sotto sequestro il locale e le attrezzature. E il bilancio dei controlli nelle zone centrali della Movida Palermo, 6 le persone definite in stato di libertà e sanzionati 2 titolari di locali per un importo totale di 11.000 euro. E continuano gli sbarchi sull'isola di Lampedusa. In nottata sono giunti 36 immigrati soccorsi da un peschereccio tunisino che ha trovato al largo di Lampedusa un gommone sgonfio dopo aver trasbordato il gruppo di profughi e chiamato la Guardia Costiera. Questa mattina invece la Guardia di Finanza ha intercettato e soccorso un altro gommone con a bordo 23 immigrati, tra cui anche una donna incinta. Ieri sull'isola erano giunti 55, intanto 111 immigrati hanno lasciato l'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Un 84enne turista americano si è allontanato dal gruppo e si è perso ad Erice nel Trapanese. È stato ritrovato dai carabinieri dopo 2 ore di panico, non avendo con sé il telefono cellulare, non c'era la possibilità di poter rintracciare l'uomo, motivo per il quale è stato chiesto subito l'intervento dei carabinieri. Per fortuna questa storia ha avuto un lieto fine. Pavimentazione dissestata ed erbacce alte, si presentano così alcuni marciapiedi del quarto municipio a Catania. Si è costretti a camminare in strada perché i marciapiedi sono impraticabili. Succede a Catania in alcune strade del quarto municipio. La parte riservata ai pedoni infatti è invasa da erbe o la pavimentazione danneggiata. Tutto ciò mette in pericolo l'incolumità delle persone che rischiano di farsi male se camminano sui marciapiedi perché potrebbero cadere e rischiano di essere investite camminando ai bordi della strada. Tranne che ci si improvvisa atleti e si può decidere di fare la corsa a ostacoli per superare i cespugli di erba che tra l'altro arrivano anche nelle corsie delle strade oppure per saltare le parti dei marciapiedi senza pavimentazione. Alcune di queste vie tra l'altro sono vicino a scuole e supermercati, dunque zone con la presenza di molti pedoni e anche bambini in determinati momenti della giornata. Via Merlino, via Ballo, via Scannapieco, via Torresino, le strade del quarto municipio dove si registrano i maggiori problemi. Adesso una bella notizia che riguarda lo sport, lo scherma, Mino Ferro, il catanese, è il campione del mondo master di scherma, 60 anni, ha detto mai smettere di fare sport. Ha inanellato una rimonta dietro l'altra fino a portare la sua squadra alla vittoria. Lui è il catanese Mino Ferro, schermitore vincitore dei campionati del mondo master in Croazia. Appartenente al CUS Catania, Mino Ferro è stato decisivo in tutti gli assalti. Prima la rimonta contro il Canada, poi la Germania battuta in semifinale e infine la finale contro la Gran Bretagna. Nell'atto conclusivo l'Italia è sempre stata sotto nel punteggio. Mino Ferro è salito in pedana all'ultimo assalto con gli inglesi in vantaggio per 22-19. Qui è partita l'ennesima rimonta che ha chiuso definitivamente il mondiale master con il successo sui britannici per 27-23. È una grandissima soddisfazione, è giunta al termine di una gara molto impegnativa, come mi è capitato già di raccontare il sorteggio mi ha assegnato l'ultimo assalto dei vari incontri a squadre che abbiamo sostenuto e quindi siccome siamo arrivati all'ultimo assalto in svantaggio ho dovuto necessariamente provare a fare una rimonta. È riuscita e quindi alla fine siamo riusciti a portare a casa questa medaglia d'oro che chiaramente è un grossissimo successo comunque di squadra e di tutto il team. Lei ha partecipato ai campionati master a livello mondiale, questo a sottolineare che non c'è limite di età per lo sport. Non c'è limite di età per lo sport, io ho iniziato a 8 anni e adesso ne ho 60, partecipo nella categoria B come si definisce per gli atleti che hanno un'età compresa tra i 60 e i 69 anni, ma ci sono anche categorie di atleti più anziani dai 70 ai 79 e anche oltre. È davvero tutto con questo servizio, chiudiamo qui l'edizione, grazie per la cortesa attenzione, a voi tutti buon proseguimento.